Liceo Classico Antonio Calamo aderisce alla manifestazione nazionale che si svolge in contemporanea in 100 istituti in tutta Italia, dedicata al liceo classico, anche sulla scia delle numerose polemiche che hanno investito il liceo classico. Preside, cosa rappresenta il liceo classico oggi e come è cambiato nel corso degli anni? Ritengo che ci sia un core curriculum del liceo classico che non potrà mai cambiare, perché cambiare significa rinnegare la nostra identità culturale. Ciò non toglie che va, come dicevo poco fa, rinnovato dall'interno, non attraverso una riforma ordinamentale, ma tenendo conto di un patrimonio culturale che va comunque finalizzato anche alle esigenze del mondo del lavoro. Allora, non la contrapposizione scienza, studi umanistici, non la contrapposizione mercato del lavoro e studi umanistici privi di sbocchi, no. Gli studi umanistici rappresentano una base fondamentale anche per gli sbocchi lavorativi, in un mondo che richiede una continua flessibilità. Non possiamo pensare ad una specializzazione immediata e che poi ci blocca verso qualunque altra possibilità di cambiamento lavorativo. E allora una formazione solida di base, che il classico garantisce, su quella chi ha frequentato il classico ha questa esperienza, su quella fondiamo poi i percorsi di specializzazione. Citavo prima la Fabiola Giannotti. Bene, un'affermazione della Giannotti: studiare la filosofia mi ha fatto comprendere i tanti perché a cui la fisica mi ha dato la risposta, ma i perché riusciamo a porceli in quanto abbiamo studiato la filosofia. Con questa manifestazione, quindi, il liceo classico vuole manifestare all'Italia l'importanza del liceo classico. In un momento in cui sono troppi i detrattori del liceo classico, asserviti ad una formazione esclusivamente funzionale al mondo del lavoro, bene, noi rivendichiamo la dimensione degli studi umanistici. I valori del mondo classico non devono e non possono tramontare. Sicuramente non possono nella nostra Italia, nel nostro Mediterraneo. Siamo cresciuti con questi valori e quindi abbiamo costruito una civiltà nel corso dei secoli che è fra le più splendenti del mondo. La storia dell'arte, la filosofia, il latino, il greco, le lettere, la storia dell'arte sono i capisaldi di questa cultura che non va dispersa. Oggi con gioia partecipiamo a questa giornata di festa di tutti i licei d'Italia. E io lo faccio personalmente come ex studente del liceo classico, un liceo classico di metà degli anni Ottanta, fatto di grandi professori che ricordiamo sempre con piacere. Sono stati anni meravigliosi perché sono gli anni della gioventù, ma sono stati anche gli anni della formazione, del mio inizio come impegno politico, per cui ricordo con piacere quegli anni, torno con piacere in queste aule e vedo che queste esperienze si ripetono, diventano anche più belle e interessanti.